Hello guys, we're here with Marco Parusso and Dennis, and we're ready to blind taste some wines. I'm actually gonna give them time, 4 minutes from the moment I pour the wine. I'm gonna start the timer. Dolce. Tanto dolce. Tanta frutta giovane. Ok. Sì, esatto. Molto giovane. Un frutto particolare che ancora non riesco a intercettare. Andrei su una mora. Una mora molto dolce. Fresco. C'è tanta spezia. Do you like the wine? Sì. È un vino abbastanza ben fatto, che ha qualche okay. Qualche pecca. That you don't like about this wine? Questa nota molto vinosa all'inizio, perché più che frutta all'inizio questa nota super vinosa, che per me è un ricordo brutto. Ok. Che mi riconduce ad esempio subito al dolcetto. No? E quindi potrebbe eventualmente anche essere un dolcetto, però poi ha tanta spezia, è molto speziato, e non so se può essere una zona fredda, una zona di montagna, una terra più magra, una terra più rocciosa, non lo so, oppure potrebbe essere un vitigno come un Syrah, per dire, potrebbe essere di alcune zone, per esempio un Syrah svizzero va molto in questa direzione. Sì. Per me. Su Germania, Svizzera, particolare della Valle d'Aosta magari anche. Potrebbe anche essere un vino della Valle d'Aosta o non so, un Fumain. We have less than 1 minute left. Ah, so, io let's guess, annata mi sembra una bella annata. Quindi un'annata recente, però è fresca, esatto, 2018. 2018, sì, questo equilibrio. Non so, sembra anche se un dolcetto del 2018. Ok. Sì. Dai. Dolcetto 2018. 18? Both of you? From, entrambi? From here, this area, or somewhere else? Sì, potrebbe essere di quest'area o verso Dogliani. Ok. Potrebbe andare verso Dogliani. Dolcetto, sì, zona Dogliani 2018, Piemonte. Ok. Ok. Se no potrebbe essere, sì. Perfect timing. Siamo dall'altra siamo parte. Great job. All right. Poi noi siamo molto di parte. Ready? Renato Fenocchio, Dolcetto, 2019. Bravi. 2018? 19. Great job, bravi. Buono, prima buono. Subito mi sembrava più... Questo Renato Fenocchio è di Barbaresco, eh? Yes. Sì. Ah. Più di là, ecco. Più fine, più ragazzi. Lavorano... No, è buono, molto bene. È un buon vino. Sì. Sì. Pensato tutta stanotte. È importante. I'm ready. Andiamo? I'm ready. Allora. One is red, garnet color. I see some sign of age. Viscosity is medium high. So I'm expecting a good amount of alcohol. Possible grapes are Nebbiolo, Pinot Noir. And similar. The nose is complex. still some floral tones, some fruit, but a lot of tertiary components. So it's a wine that has spent some time in the bottle. Good tannins, good acidity,
Very good blend. It's a great wine. It's really good. Yeah, I love it. I really like it. As for the grape, I would say Nebbiolo. Yeah. Mm-hmm. Year? Year. Not easy to say. It's not young. It's not that young. What vintage could it be? It has some age, but it's tough. I always have, you know, it's, I struggle more when the wines get old. Azzarderei anni 90. Anche io volevo, ah, sì, 98. 8, 96, Varro 2000, 2004. Sì. It's a really good wine. I'm going to go with Nebbiolo from the Lange area. Year, I don't think we're that far. I'm gonna go 2005. To me, it's I would say Barolo. 10. 10? 10? 10. Caratteristica del 10, certo, bro. Barbaresco. Barbaresco. Could be a Barbaresco 4. Vi faccio una piccola premessa, perché secondo me è anche bello, no? Il perché. Numero uno, ho scelto questo vino perché è di un amico, okay, che si impegna ed è in una zona un po' difficile, ok? Numero due, perché questo era un vitigno che era più conosciuto del Barolo fino a 50-60 anni fa. E poi si è autoestinto ed era molto più consumato le corti, Savoia, non Savoia, wow, rispetto al Barolo. L'annata 2009, l'annata 2009. Però che cos'è? Cos'è? Questo è un grignolino. No. Wow! Grignolino. Wow! Oh, stupendo. Sembra un Barolo. Grignolino di Accornero. Wow, buonissimo. È stato uno dei primi a riproporre questa vinificazione, che era la vinificazione classica dei vini di una volta, come tutti i vini cercavano di poterli mantenere nel tempo, no? E quindi il grignolino è un altro vitigno tannico, è un tannino un po' più, forse un pelino più corto, un tannino, sì, un pelino più acidulo, un pelino più acidulo, perché sono terre normalmente più rosse, dove c'è grignolino e sabbia, viene vinificato simile a un Barolo, no? E esce dopo diversi anni, e lui è stato il primo a tornare a fare delle prove per tornare a dare l'importanza al grignolino, perché il grignolino poi è stato, infatti, cioè, un po' l'hanno banalizzato, lo continuano a proporlo come il vinello, no, vino invece leggero, no? Invece può anche essere incredibile. Ermanno, bravo. Grazie, Ermanno. Great job. Thanks for watching. See you soon. Ciao ciao. Ciao.